Aleix Espargaró gioca in casa, su un circuito che ama e che sembra adattarsi bene alle caratteristiche dinamiche dell'Aprilia RSGP. Dopo aver raccolto i suoi primi punti del 2018 ad Ostia, il pilota spagnolo nella foto d'apertura con il capomeccanico Marcos Eschenbacher ha motivazione e potenziale per puntare a risultati importanti. Le gare e le stagioni passano, la marca di Noale è ancora a caccia di quel podio MotoGP che al momento sembra ancora prospettiva lontana. Vedremo se l'aria spagnola farà bene a piloti e moto. Arriviamo a Jerez con sensazioni positive, assicura Aleix Espargaró. Sapevamo che Austin sarebbe stata una pista difficile per noi, ma ci siamo comportati bene, e nei test dopo la gara siamo riusciti a migliorarci ulteriormente. Amo i circuiti europei, sono più stretti e con un asfalto diverso, e anche la mia Aprilia si adatta meglio a piste come quella che affronteremo il prossimo weekend. Il nostro livello è decisamente più alto di quanto abbiamo raccolto nelle prime gare. In Europa potremo essere la sorpresa in positivo di questo campionato. Scott Redding non ha incantano in queste prime uscite con Aprilia. Anche per lui arriva il momento di dimostrare qualcosa. Jerez è un circuito che si adatta bene alle caratteristiche della RSGP. Abbiamo fatto un test pre-campionato e le sensazioni erano state buone. La pista ha caratteristiche diverse rispetto a quanto visto fino ad ora, anche per questo punto a fare un ulteriore passo avanti. Abbiamo fatto intravedere il nostro potenziale, ci è mancata solo l'esperienza per adattare velocemente il setup alle diverse condizioni.